Buongiorno, buongiorno e bentornati all'appuntamento con TV 2000. In apertura nel nostro TG le parole di Papa Francesco che ieri, domenica dedicata alla misericordia divina, ha denunciato ancora l'indifferenza del mondo di fronte alle persecuzioni religiose. Ha voluto ricordare il martirio dei cristiani armeni all'inizio del Novecento e lo ha definito il primo genocidio del XX secolo. Le reazioni del governo turco non si sono fatte attendere, come ci racconta Francesco Durante. Nascondere o negare il male è come lasciare che una ferita continui a sanguinare senza medicarla. Papa Francesco si rivolge al mondo intero con un forte appello a non dimenticare gli orrori delle guerre, la follia della distruzione, i massacri sanguinosi. Davanti ai fedeli armeni riuniti in San Pietro per celebrare l'Eucaristia nel centenario del loro martirio, il grande crimine, Francesco rievoca il grido soffocato di coloro che sono atrocemente uccisi, decapitati, crocifissi, bruciati vivi a causa della loro fede in Cristo o della loro appartenenza etnica. È una sorta di genocidio, afferma, causato dall'indifferenza generale e la comuna, usando lo stesso termine, genocidio, alla tragedia vissuta 100 anni fa dal popolo armeno. Quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo. Essa ha colpito il vostro popolo armeno, prima nazione cristiana, insieme ai siri cattolici, ortodossi, agli assiri, ai caldei, ai greci. Furono uccisi vescovi, sacerdoti, religiosi, donne, uomini anziani e persino bambini e malati indifesi. Circa 1,5 milioni, secondo alcuni storici, le vittime dello sterminio da parte dell'impero ottomano all'epoca sotto il governo dei giovani turchi. Francesco ricorda poi anche le altre due tragedie del Novecento, il nazismo e lo stalinismo, come pure gli altri più recenti stermini di massa. In Cambogia, in Ruanda, Burundi, Bosnia, pare che la famiglia umana, sottolinea, rifiuti di imparare dai propri errori causati dalla legge del terrore. E così ancora oggi c'è chi cerca di eliminare i propri simili con l'aiuto di alcuni e con il silenzio complice di altri che rimangono spettatori. Francesco si unisce al dolore di tutti gli armeni per quell'immane e folle sterminio, alla presenza dei patriarchi, dei vescovi e del presidente della Repubblica di Armenia, Sargsyan. Ma le parole del Papa, specialmente quella, genocidio, sempre rifiutata dai turchi, suscita l'immediata reazione del governo di Ankara, che le definisce inaccettabili e quindi convocano il nunzio apostolico per esprimere il loro disappunto, richiamando contestualmente in Turchia il proprio ambasciatore presso la Santa Sede, senza considerare, evidentemente, che in Francesco non c'era alcun intento rivendicativo o colpevolizzatore, come dimostrano le altre parole contenute nel messaggio consegnato agli armeni, in particolare l'auspicio che si riprenda il cammino di riconciliazione tra il popolo armeno e quello turco e la pace sorga anche nel Nagorno-Karabakh. E dopo la sospensione per il periodo pasquale sono riprese oggi le messe mattutine a Santa Marta. Il cammino della Chiesa è quello della franchezza, ha affermato Papa Francesco nell'omelia. Dire le cose con libertà, per poi ribadire che, come sperimentarono gli apostoli durante la resurrezione di Gesù, solo lo Spirito Santo è capace di cambiare il nostro atteggiamento, la storia della nostra vita e darci coraggio. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto ed ascoltato, ha proseguito Papa Bergoglio. E allora ci spostiamo nel canale di Sicilia. 9 corpi senza vita sono stati recuperati dalla guardia costiera stamani a circa 80 miglia dalle coste della Libia, nell'area dove si è capovolto un barcone carico di migranti diretto verso l'Italia. 144 persone sono state salvate, ma nell'area sono in corso le ricerche di eventuali dispersi, alle quali partecipa anche un aereo ATR-42. I superstiti sono stati trasferiti a bordo di una nave della Marina Militare impegnata nell'operazione Triton, che ora sta facendo rotta verso la Sicilia. Nel solo fine settimana sono stati soccorsi oltre 2.700 migranti, di cui 1.100 domenica nel canale di Sicilia, in interventi per 22 tra gommoni e barconi fatiscenti. È
È iniziato da poco l'interrogatorio in carcere di Claudio Giardello, l'uomo che giovedì scorso ha compiuto, lo ricorderete, la strage nel Tribunale di Milano. Ma allora andiamo proprio al Palazzo di Giustizia di Milano per avere gli ultimi aggiornamenti dal nostro Luciano Piscaglia. Buongiorno Luciano. Buongiorno Clara, i controlli si sono intensificati e oltre alle guardie giurate sono presenti anche carabinieri e militari dell'esercito agli ingressi del Palazzo di Giustizia di Milano dove, come ricordavi, giovedì scorso l'immobiliarista Claudio Giardello ha compiuto una strage ammazzando a colpi di pistola 3 persone e ferendone altre 3. Come previsto, è cominciato questa mattina ed è ancora in corso nel carcere di Monza l'interrogatorio di garanzia di Claudio Giardiello. All'interrogatorio, davanti al giudice per le indagini preliminari di Monza, Patrizia Gallucci, è presente anche il pubblico ministero Franca Macchia, mentre Giardiello è assistito dall'avvocato Nadia Savoca. L'imprenditore omicida durante l'udienza di convalida dell'arresto aveva avuto un malore e pertanto non era stato possibile interrogarlo. Il GIP aveva comunque convalidato la resto emettendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio plurimo premeditato, tentato omicidio e porto abusivo d'arma. Il GIP di Monza, dopo l'interrogatorio di oggi, trasmetterà gli atti alla Procura di Brescia, competente a indagare nei casi in cui è parte offesa un magistrato milanese e tra le vittime dell'imprenditore, lo ricordiamo, vi è anche il giudice fallimentare Fernando Ciampi. Il GIP ha anche disposto una valutazione psichiatrica e una serie di accertamenti medici per capire le reali condizioni di salute di Giardiello, che ha fatto fallire 2 tentativi di interrogatorio accusando malori che hanno insospettito gli inquirenti. Claudio Giardiello è guardato a vista in carcere per evitare che compia atti autolesionistici. È stato difeso dalla ex moglie Anna Siena, che in alcune interviste ha dichiarato che è troppo facile dire che è un folle ed ha accusato i tanti legali che lo hanno affiancato di non essersi impegnati come avrebbero dovuto nella tutela degli interessi dell'ex marito contro persone che, secondo lei, lui aveva aiutato e che lo avrebbero poi affossato e lasciato affondare. Nella giornata di oggi si svolgeranno anche le autopsie delle 3 vittime dell'imprenditore. Il giudice della seconda sezione fallimentare del Tribunale di Milano, Fernando Ciampi, l'avvocato Lorenzo Alberto Clari Sappiani, che era in aula come testimone d'accusa nel processo per bancarotta a carico di Claudio Giardiello, e Giorgio Erba, che di Giardiello era un ex socio e che con lui era imputato nel procedimento. Secondo alcune fonti, i funerali delle 3 vittime si dovrebbero celebrare mercoledì mattina nel Duomo di Milano e dovrebbero essere funerali di Stato. La vedova di Giorgio Erba però avrebbe deciso per la celebrazione separata delle esequie del marito, sempre mercoledì mattina, ma nel Duomo di Monza. E per oggi da Milano è tutto. Grazie, grazie al nostro Luciano Piscaglia. La Sicilia è spezzata in due, cede un viadotto e si blocca la strada tra Catania e Palermo. Episodio analogo sulla statale che in Sardegna collega Villa Simius a Cagliari. Un'opera inaugurata, pensate, 10 anni fa. Luigi Ferraiola. La Sicilia è praticamente tagliata in due. L'autostrada che unisce Catania e Palermo è chiusa da venerdì tra Scillato e Tremonzelli. È crollato un pilone del viadotto Imera a causa di una frana. Si prevedono tempi lunghi per ripristinare il tratto di autostrada, anche un anno o più. Pesanti danni economici in tutta l'area del centro dell'isola e delle Madonie. Per poter raggiungere Palermo o Catania si impiegherà mediamente un'ora in più. Gli automobilisti infatti vengono deviati su strade provinciali e statali, sotto accusa l'ANAS, responsabile della superstrada. Come avete avuto modo di vedere, qui c'è un fenomeno franoso di proporzioni veramente enormi. Questa colata che è stata rapidissima e che ha investito le pile del nostro viadotto ha fatto in modo, come si vede, che le stesse si inclinassero. Il fenomeno è in una evoluzione ancora rapidissima. Per il crollo del viadotto è stato completamente tagliato fuori il paesino di Caltavuturo, che adesso non sa più come raggiungere i grandi centri dell'isola e soprattutto il capoluogo Palermo. Nel 2005 si è verificata già la frana su cui poi è intervenuta con una certa celerità anche la Protezione Civile e la comunità ha vissuto questo disagio da aprile ad agosto, quindi circa 5 mesi di difficoltà ci sono state, ma era un bypass provvisorio
ma dal 2005 ad oggi non c'è stato mai nessun intervento, anzi c'è stata molta carenza. Una situazione che si ripete in Sardegna, dove la statale 554 tra Cagliari e Villa Simius si è completamente disintegrata all'altezza di Flumini, tagliando fuori i centri dell'Ogliastra, e dire che la superstrada è stata inaugurata giusto 10 anni fa. Ci spostiamo negli Stati Uniti, un altro afroamericano ucciso a colpi d'arma da fuoco da un agente di sicurezza. Mentre a riaccendere il dibattito sulla libera circolazione di pistole e fucili nel paese, la notizia di un bambino di 3 anni che ha trovato un'arma da fuoco in casa e ha colpito mortalmente un altro bimbo di appena 1 anno. Il servizio è di Federico Plotti. Robert Bates ha 73 anni, è vice sceriffo a Tulsa, siamo in Oklahoma. I fatti risalgono al 2 aprile scorso, ma il video che state vedendo è stato reso pubblico solo oggi. Altre immagini che mostrano l'ennesima uccisione di un uomo di colore disarmato da parte della polizia. La vittima, Eric Harris, 44 anni, secondo gli inquirenti stava vendendo una pistola ad un agente sotto copertura. Nelle immagini immortalate dalla telecamera montata sugli occhiali di uno degli agenti si vede la vittima in fuga e poi il vice sceriffo che lo insegue per qualche metro. L'uomo di colore si ferma, alza le mani e viene subito steso a terra. Taser, taser, urla Bates, ma poco dopo si sente un singolo colpo. A quel punto anche l'agente si accorge di essersi sbagliato. Invece del taser, quel dispositivo in dotazione alla polizia americana che immobilizza grazie ad una scarica elettrica, ha sparato con una pistola. Gli ho sparato, mi dispiace, dice l'agente. L'uomo di colore sarà dichiarato morto 1 ora dopo in ospedale. Immagini che arrivano a pochi giorni da un altro episodio simile. A sparare contro un altro afroamericano disarmato a North Charleston, in South Carolina, ancora un agente di polizia bianco, Thomas Lager. Aveva detto di averlo fatto per legittima difesa, ma il video, immagini registrate con un telefonino, lo ha inchiodato. L'agente ora è in arresto, incriminato per omicidio ed è stato licenziato dal corpo di polizia. Scene a cui gli Stati Uniti assistono da sempre, ma è ancora più scioccante la notizia che arriva da Cleveland, in Ohio, e che riaccende il dibattito intorno alla libera circolazione delle armi. Un bambino di 1 anno è morto per un colpo di arma da fuoco al volto. Secondo le indagini, a sparare sarebbe stato un bambino di 3 anni, dopo aver trovato una pistola in casa. E restiamo oltre oceano. Hillary Clinton ha sciolto l'indugi. Dopo 2 anni di attesa, l'ex First Lady ha annunciato: correrò per la Casa Bianca. In un video di 90 secondi, il manifesto della prima donna che tenta l'impresa di diventare presidente degli Stati Uniti. Augusto Cantelmi. Don't you someday want to see a woman president of the United States of America? Provaci ancora, Hillary. 8 anni dopo la sconfitta con Obama, la signora Clinton annuncia la sua candidatura alla Casa Bianca. Because when families are strong, America is strong. Quando le famiglie sono forti, l'America è forte, lo slogan scelto dall'ex First Lady che entra ufficialmente nella corsa per le primarie democratiche. Ogni giorno gli americani hanno bisogno di un campione, io voglio essere quel campione, promette Hillary Clinton, che affida ad un messaggio il suo manifesto elettorale per la corsa alla presidenza. Famiglia, lavoro, ceto medio, le conoscenze del marito Bill, ma soprattutto il sostegno dell'inquilino della Casa Bianca, Barack Obama. Sarebbe un presidente straordinario, parole che Hillary incassa con piacere. Dopo il primo presidente di colore, la signora Rodham Clinton spera sia giunto anche il momento del primo presidente donna. È sicuramente una scelta femminile la nomina a capo della campagna elettorale dell'ex responsabile comunicazione della nota azienda cosmetica L'Oreal. Ed ora torniamo a Milano, mancano meno di 20 giorni all'apertura di Expo 2015, ma i lavori non sono ancora terminati. In costruzione anche il padiglione della Santa Sede, che si trova nel cuore del sito espositivo. Ecco le prime immagini nel servizio di Luciano Piscaglia. Un edificio semplice, interamente bianco, che attrae l'attenzione dei visitatori per il ripetersi sulle pareti esterne delle parole evangeliche "non di solo pane", scritte nelle 13 lingue ufficiali utilizzate dalla Santa Sede. Sono le prime immagini del padiglione che la Santa Sede sta allestendo per Expo ed è stato possibile effettuarle in occasione della visita che l'Arcivescovo di Milano, il Cardinale Angelo Scola, ha fatto ai cantieri dei due edifici, cui sarà affidata la presenza della Chiesa Cattolica nell'area espositiva.
il padiglione della Santa Sede e l'edicola della Caritas Internazionale. Una presenza, quella della Chiesa, che vuole testimoniare in un expo dedicato al cibo e all'alimentazione che cosa veramente nutre l'uomo. L'uomo non mangia per sopravvivere, l'uomo si nutre per avere delle relazioni e per scoprire che la vita ha un'origine che viene prima e che permette all'uomo di entrare in relazione con Dio. Abbiamo un Dio che si è fatto carne e che attraverso l'esperienza del cibo entra in comunione con gli uomini. Opere d'arte e installazioni multimediali guideranno il visitatore del padiglione della Santa Sede alla scoperta del messaggio che la Chiesa vuole portare in Expo, un padiglione che è in fase avanzata di realizzazione e al quale, come nella più piccola edicola della Caritas, si lavora alacremente guardando con fiducia alla scadenza del 1 maggio, data inaugurale di Expo. Santa Sede, siamo agli aspetti tecnologici, quindi per settimana prossima perfezioneremo le proiezioni sia sul del tavolo interattivo che delle pareti, mentre Caritas in questa settimana verranno conclusi i lavori di pannellamento, di chiusura della struttura, mentre settimana prossima, la prossima ci saremo con le installazioni dei video. È tutto per ora, l'informazione torna alle 18:30 con il nostro TG. Grazie per l'attenzione, buona giornata.